Buongiorno amici, buongiorno, bentornati, ben ritrovati con il nostro canale YouTube AssoWeb TV e ben ritrovati anche sul nostro portale assowebtv.com dove potrete trovare le notizie, le informazioni, le curiosità, i filmati che vedrete oggi, che avete visto nei giorni scorsi e tutte le informazioni che riguardano un po' il nostro territorio. Lì potrete vedere effettivamente tutte le notizie e molto, ma molto di più, tutti i servizi che vi diamo. Oggi è martedì dopo Pasqua, insomma, spero che il weekend pasquale, venerdì santo, sabato santo, la domenica di Pasqua, ieri, lunedì dell'Angelo, sia trascorso bene e felicemente per voi, che sia stato un periodo di 3-4 giorni abbastanza sereni. Come sereni purtroppo non sono stati i giorni precedenti e non saranno molto probabilmente neanche i prossimi, visto che comunque le notizie e il nostro mondo sono dominati in queste settimane, in questi mesi, ormai da 2 mesi quasi, dalle notizie che arrivano dall'Ucraina, dal conflitto tra questo paese, l'Ucraina e la Russia, e tutte le varie notizie che ci arrivano, notizie non sempre affidabili, non sempre credibili, anche quelle che arrivano dai mezzi di comunicazione ufficiali. Anzi, sembra quasi ci sia uno stretto collegamento tra le notizie ufficiali e la disinformazione. Molto spesso quello che leggiamo sui grandi mezzi di informazione o che vediamo sui grandi canali televisivi molto spesso è assolutamente criticabile da parte, e criticato da parte di altre fonti giornalistiche che sono sul posto e che dicono che quello che ci viene mostrato e quello che viene scritto sulle pagine dei nostri giornali è, diciamo, poco affidabile, non sempre corrispondente al vero. Ora, è chiaro che la verità è una cosa molto ma molto difficile da assodare, molto ma molto difficile da riconoscere. Come dico spesso, siamo 7 miliardi sulla Terra, dicono 7 miliardi, ma 18 il numero non importa, comunque su 7 miliardi di persone ci sono 7 miliardi di verità, 7 miliardi di facce della stessa versione, della stessa visione, dello stesso fatto. Quindi bisogna anche un po' cercare di capire esattamente che cosa è che succede. È chiaro che non è sempre facile, è chiaro che non è sempre così semplice, è anche chiaro che non ci si può basare su una sola fonte di informazione, e mentre invece l'informazione che riceviamo, non solo noi italiani, ma noi europei in genere e un po' tutto il mondo occidentale, compresi quindi anche i paesi nordamericani e l'Australia, ecco, questa informazione è, diciamo, un po' a senso unico per essere buoni, mentre invece vengono tacitate, messe a tacere, nascoste, addirittura in molti casi cancellate, le voci che dicono qualcosa di diverso, non necessariamente il contrario, ma comunque qualcosa di diverso. È una censura, chiamiamola così, comunque un controllo dell'informazione che ha luogo non soltanto sui giornali, nei telegiornali, nei mezzi di informazione puri, appunto, dove noi andiamo di solito a leggere le notizie, ma anche su altri canali. È noto, purtroppo, che anche una enciclopedia come Wikipedia in queste settimane ha avuto parecchi episodi in cui ha cancellato pagine che raccontavano di persone. Sapete che Wikipedia è un po' è un'enciclopedia, no? Un'enciclopedia aperta un po' a tutti, diciamo, chiunque potrebbe collaborare a scrivere pagine di questa enciclopedia. Non è esattamente corretto, vero, dire chiunque, perché comunque per arrivare a essere un autore di Wikipedia c'è un certo processo di controllo, di formazione, c'è una certa pratica, una certa procedura di verifica, un protocollo che va a vedere chi scrive che cosa, se ci sono le fonti di informazione, di controllo, la bibliografia o quant'altro che possa avvalorare ciò che uno scrive a proposito di un fatto, un evento, una persona, una cosa, qualunque voce. Fatto sta comunque che anche in questi giorni, pochi giorni fa, è stata cancellata la pagina di un filosofo, giornalista, professore italiano che semplicemente non è stato ritenuto degno di essere compreso tra le voci di Wikipedia. Ora, potrebbe anche essere giusto,
che insomma, non tutti abbiamo l'onore di essere compresi tra le voci di un'enciclopedia, non tutti compariamo sulla Treccani o sulla Fabbri o su Conoscere per quelli di un paio di generazioni fa che sono cresciuti appunto con in mano l'enciclopedia Conoscere. Non tutti hanno questo onore e non tutti hanno i requisiti. Intendiamoci, ci sono i requisiti per comparire sulle enciclopedie. Fatto sta comunque che la coincidenza che questo professore, autore, giornalista, scrittore, filosofo, insegnante, appartiene a varie categorie, il professor Jacquet, ecco, fatto sta che comunque lui era una persona estremamente critica nei confronti dell'informazione a senso unico sulla guerra in Ucraina. Coincidenza? Caso? A ognuno la sua risposta. Fatto sta che quello che raccontava di lui su Wikipedia non c'è più, con proprio la giustificazione che non è stata ritenuta una voce degna di comparire sull'enciclopedia. Va bene. Comunque, dicevamo, l'informazione non è sempre così palese, così sincera, così trasparente. Ecco, sentiamo a questo proposito cosa ci racconta invece un giornalista come Giorgio Bianchi, uno dei pochissimi giornalisti occidentali che sono in Ucraina, ma dall'altra parte, e raccontano quello che vedono dall'altra parte. Ecco, tra l'altro, no, quello che purtroppo dobbiamo far rilevare è che c'era anche, non è l'unico Giorgio Bianchi, ce ne sono alcuni, pochi, ma ci sono. E uno di questi, un cileno, è sparito. Non si sa più nulla di lui dal 15 di aprile. Doveva partecipare a una trasmissione, a un collegamento televisivo con un giornalista in Inghilterra, mi sembra. Doveva appunto entrare in collegamento con questo giornalista per essere intervistato, a raccontare quello che lui vedeva nei territori ucraini che copriva, ma non si è visto, non si è sentito, non si sa più nulla di lui. Le sue pagine Telegram e blog non sono più aggiornate, quindi c'è molto timore e molta paura per questo giornalista cileno che appunto seguiva il conflitto tra Russia e Ucraina, ma lo seguiva dall'altra parte, cioè dalla parte che non vogliono che noi veniamo a conoscere. Va bene. Allora sentiamo un po' Giorgio Bianchi, che con Visione TV da sempre praticamente segue quello che succede nel Donbass prima e in Ucraina generalmente adesso. Ecco quello che ci racconta appunto Giorgio Bianchi a proposito di propaganda e di informazione. I giornali spendono migliaia e migliaia di euro per fare una trasmissione spazzatura alla sera, basta pagare le persone, mandarle qui, fare le domande e avere le risposte. Molto, molto semplice, non è una cosa complicata, no? Come ieri che è uscita l'ANSA che aveva detto che Edward Basurin, il vicecomandante delle milizie, era stato prelevato dall'FSB perché aveva fatto delle dichiarazioni avventate telefonicamente parlando di armi chimiche utilizzate a Mariupol, che quindi era stato trasferito a Mosca, era sparito. Insomma, a parte che quando ho telefonato mi ha detto, dice, guarda, poco fa ho fatto il briefing in diretta, bastava vedere il briefing in diretta e insomma avreste potuto vedere che non ero stato rapito. Poi comunque abbiamo detto, ci siamo visti dopo 10 minuti che avevo letto l'ANSA e ci siamo parlati, ho raccolto pure un paio di sue insomma parole. Ci siamo messi a parlare di calcio, è appassionato del calcio italiano, gli piace l'Atalanta, è molto addolorato del fatto che la squadra locale, lo Shakhtar di Donetsk, non giochi più qui, pensa che non potrà più tornare a giocare qui se non ci siano le condizioni, con grande dolore. E niente, cioè, io voglio dire, un giornale, un'agenzia di stampa seria cosa fa? Legge una notizia su un giornale ucraino e anziché fare da ripetitore di questa notizia, cioè prenderla e riportarla così com'è, alza il telefono e fa delle domande. Cioè il giornalismo è fare domande, è indagare quelli che sembrano essere dei fatti, indagare gli avvenimenti, indagare le notizie riportate da altri e
avallarle o confutarle, ma non è più possibile prendere tutto quello che viene scritto sui giornali ucraini, che viene detto dalle autorità ucraine e riportarlo come se fosse oro colato, perché il 90% è propaganda di guerra, sono menzogne e noi stiamo facendo da ripetitori della propaganda di guerra ucraina, con i media russi silenziati, quindi senza alcun tipo di contraltare. Qui gli italiani siamo quattro gatti. Gli europei siamo quattro gatti, stanno tutti di là. Chi è che può confutare questo tipo di propaganda? Basta, basterebbe armarsi di videocamera, di microfono, andare dalle persone e chiedere. Le risposte stanno tutte qui, come Mariana. Mariana aveva detto alcune cose, le ha ribadite nell'intervista con me, ovvero che non aveva sentito il rumore degli aerei. Io vi garantisco. Ieri c'erano gli aerei che lavoravano a Mariupol, io ero a Mariupol per raccogliere Nina, c'erano gli aerei che passavano. Tu non ti puoi sbagliare quando passa un aereo sopra la tua testa, non, è un qualcosa che lo noti, che fa paura. Ok? Quando stai in una zona di guerra, una delle prime cose, sapendo che ci sono, che ci può essere l'aviazione che lavora, quando senti passare un aereo, ti preoccupi. Se non l'hai sentito passare, non l'hai sentito passare, come concordano tutte le persone con le quali ha parlato Mariana, che tantomeno è stata anche lei rapita dai russi, come Basuri, stava a casa sua, bastava andare a casa sua, contattarla, cercarla, si poteva fare, non era difficile, e raccogliere la sua testimonianza. Non è difficile, si può fare, spendono milioni di euro per fare programmi spazzatura. Com'è possibile che non si trovino più i soldi per fare il lavoro sul campo? L'unico degno, l'unico che può dare una visione certa. Io lo ricordo, noi non stiamo in guerra contro la Russia, noi siamo un paese terzo. Per quale motivo dobbiamo mettere a disposizione dell'Ucraina il nostro apparato propagandistico? Perché i mezzi di informazione che noi abbiamo, stampa, TV, influencer, social, sono un apparato propagandistico che noi abbiamo messo a disposizione dell'Ucraina e che sta impedendo alle popolazioni europee di farsi un quadro oggettivo di quello che sta succedendo qui. E questo sta provocando disastri, perché presto le sanzioni, che lo ricordo, sono essenzialmente a danno nostro, faranno dei danni che saranno forse irreparabili. E se tra poco avverrà quello che io sospetto possa avvenire, ci sarà un'escalation. E se noi continueremo con questa propaganda, molte, molte più persone moriranno, molte, molte più persone soffriranno, ma soprattutto rischiamo un avvitamento ulteriore della spirale, dalla quale poi sarà difficile, se non impossibile, uscire fuori. Quindi io vi scongiuro. Prendete con le molle tutto quello che viene scritto, viene detto dai media italiani, perché non è la verità. È al 70-80% propaganda. Leggete quei titoli, è propaganda. Ecco, questo è quanto ci raccontava Giorgio Bianchi, giornalista italiano che da anni segue quello che sta succedendo nella regione del Donbass prima e un po' in tutta la zona est ucraina adesso. Il Donbass ormai dovremmo averlo compreso tutti, è quella regione di confine, quella specie di arco che costituisce la parte più orientale dell'Ucraina e che è una regione abitata da sempre da popolazioni russofone, da russi, e che fino a che c'è stata l'Unione Sovietica non era assolutamente un problema perché il confine tra Russia e Ucraina era un confine amministrativo, diciamo, erano due entità statali che facevano parte della stessa nazione, l'Unione Sovietica, appunto. Quando il confine è diventato da amministrativo a di Stato, naturalmente sono sorti i primi inconvenienti, i primi problemi. Perché comunque tutta quella regione lì, il Donbass appunto, famoso anche per la squadra del Shakhtar Donetsk, una squadra di calcio che ha raggiunto anche decisamente un livello abbastanza elevato in campo europeo.
Ci sono stati problemi per questa regione, che è abitata prevalentemente, se non quasi esclusivamente, da russofoni, e questi problemi sono venuti al pettine proprio in queste settimane, 2 mesi fa praticamente, con l'invasione russa della zona, per ridare dei diritti a questi russofoni, perché non dimentichiamo, il governo ucraino nel corso dei suoi 30 anni e in particolare nel corso degli ultimi 7-8 anni, dal colpo di Stato generato dalla rivolta di Piazza Maidan nel 2014 in avanti, ha piano piano e neanche tanto piano stretto sempre di più le maglie del controllo sui russi e sui russofoni, proibendo l'uso della lingua russa, proibendo l'insegnamento della lingua russa, proibendo qualunque cosa fosse russo all'interno dei confini dell'Ucraina. E questa cosa naturalmente non poteva non sollevare le rimostranze e le rivendicazioni di Mosca e di tutti i russofoni dell'Ucraina. La guerra in Ucraina è stata generata anche da questo. Quindi avete sentito le parole di Giorgio Bianchi per Visione TV, e ringraziamo Visione TV per distribuire e diffondere tutte queste notizie che Giorgio Bianchi riesce a raccogliere e a raccontare di quel territorio e dei suoi avvenimenti. Abbiamo sentito che Giorgio Bianchi criticava il fatto che i grandi mezzi di comunicazione, e qui le sue parole erano rivolte soprattutto in modo particolare a quelli italiani, spendono migliaia e migliaia, lui diceva milioni di euro, ma milioni è se guardiamo la fotografia dei sistemi di mezzi di comunicazione, dei giornali e telegiornali nel loro complesso. Se ci fermiamo a quelli italiani, i vari TG delle reti nazionali, quindi Rai, Fininvest, La 7, spendono migliaia di euro a ogni trasmissione, è vero, sono migliaia, ogni trasmissione di quel genere costa diverse decine di migliaia di euro, anche di più, anche 200-300 mila euro a puntata, e qualcuna più di quello anche, per raccontare qualcosa che invece non è, o comunque diciamo modificato, lavorato, visto in modo particolare attraverso delle lenti un po' distorte. Ecco, a questo proposito c'è un altro giornalista italiano che anche lui da tempo segue gli avvenimenti nella zona, è Nicola Vittorio Rangeloni. Rangeloni è da qualche giorno nella zona di Mariupol, la tanto famosa Mariupol. Ecco, vediamo che cosa ci racconta Nicola Vittorio Rangeloni di questa cittadina di circa 400.000 abitanti, facciamo mezzo milione, 450.000 abitanti circa, polo industriale molto importante dell'Ucraina sudorientale. Vediamo che cosa ci racconta, qualcosa che va ben oltre ciò che ci raccontano invece i mezzi di comunicazione ufficiali, tra virgolette. Centro di Mariupol, sulla mia sinistra il teatro, più avanti via Mira, questa è la via centrale dove qualche giorno fa non si poteva passare rilassandosi troppo, dove bisognava correre e abbassare la testa perché ancora i proiettili fischiavano sopra le teste. Sembra essere tornata la vita di tutti i giorni, sì, in mezzo alle rovine, però quantomeno non si sentono più questi proiettili fischiare, le esplosioni. E vediamo come la gente è seduta sulle panchine, sui bambini sulle altalene.
комментарии дадите, какая обстановка? Как обстановка? Уже потише, уже получше. Вот. На той неделе приезжал сюда, там еще пули над головой свистели, а сейчас уже... Ну, отдаленно еще свистят. Здесь уже в центре Мариуполя более намного спокойнее. Вы в квартирах? Вот уже почти неделю живем, а так, да, жили все в подвале вместе с детьми. Сильно пострадали квартиры? Да. Некоторые квартиры наши сгорели полностью. И снимали которые, и собственные. Поэтому сейчас по знакомству, скажем так, есть крыша над головой, а так своих домов нет. Скажите, какие самые актуальные проблемы сейчас? Я даже не знаю. Как с питанием? Как... С питанием спасибо, гуманитарная помощь помогает. Если что, на метро ходим. Более-менее, что необходимо, пока есть деньги, скажем так, мы покупаем. Даже можно купить что-то? Да, здесь? Да, да. На метро мы ходим. Там приезжают машины, как магазинчики. Там ту же колбасу, тот же хлеб можно купить. А хлеб бесплатно же выдавали? Бесплатно тоже выдают. Можно, это да, есть, еще продается. Да, может быть, купить. Там кто-то просит покупать. Как вы думаете, вот как себе будущее представляете сейчас? Ой, я даже не знаю, что спасибо. Как будущее представляю? Со светом, с водой. Да, со светом, с водой. С отоплением, да. Чтобы, дай бог, за лето хоть как-то можно было зиму пережить, чтобы были условия. А так... Заметили, уже начали какие-то работы проводиться по уборке. Да, по... да, ближе там. В ту сторону, к метро, там уже начинают. Расчищают дороги. Да. Но здесь тоже уже проезжают, МЧС проезжали, то есть видно, что работа уже начинает. Несмотря, конечно, на то, что еще стреляют, но люди уже начинают порядок приводить. Вот, уже вы привет. И мы приводим, и не только мы. Вот. А так вообще ждем, когда Зеленстрой откроется, чтобы тоже наводить порядок в нашем городе, восстанавливать, помогать точно так же. Верите в том, что можно будет его отстроить? Даже лучше, чем было. А почему бы и нет? Конечно. Мы только за и будем в это верить. А как смотрите на то, что будет другой флаг, другая власть? Абсолютно, честно говоря. Лишь бы было спокойно и хорошо все. У нас мы к этому нормально относимся. Какое отношение было со стороны военных России, ДНР? Хорошее. Мы, по крайней мере, с плохим ни с чем не сталкивались, наоборот, что подскажут, что помогут. С этим у нас не было проблем. Не было, да, не слышали. Вот на Западе приводят примеры, что там женщина сила. Нет, фу-фу, не дай бог. Слава богу, не было. Расстреливали людей. Вот. Нет. Россияне, ДНР? Ну, вот так говорят. Мы даже впервые слышим о таком. Не дай бог, конечно. Не дай бог, но слава богу, с этим не сталкивались. Мы даже не слышали об этом. Честно. Естественно, это говорят журналисты, которые здесь даже не приезжали, просто вот верят. Ну, это Зеленский говорил. Это понятное дело. Слухи что надо рассказать плохое. Зачем хорошее? Нужно плохое рассказать. И как вы оцениваете действия Зеленского, президента Украины? Ну, в шоке. Ну, после честно. Того, как сказали, что из Мариуполя повыезжало большинство людей и остались одни особи, честно, мы в шоке до сих пор. Бог ему судья. Все. Ecco, avete visto il filmato che Vittorio Nicola Rangeloni ha pubblicato di Mariupol, uno dei suoi servizi di Mariupol, ne ha infatti parecchi, ne continua a fare diversi. Se volete potete andare su Telegram, cercate Rangeloni, NV Rangeloni, e troverete parecchi servizi, parecchi racconti dalle zone del conflitto, servizi e racconti che danno del conflitto e della situazione delle persone come quelle che avete visto in questo particolare servizio, decisamente un'idea diversa
di quella che ci raccontano invece i mezzi di informazione ufficiali in Italia e non, anche non in Italia. Ma chiudiamo la parentesi Ucraina, passiamo a storie del nostro territorio, passiamo a qualcosa che ci interessa più da vicino, le plastiche. Dico plastiche perché la plastica è un mondo molto variegato, quello della plastica, per cui bisogna parlare di plastiche, ci sono plastiche di ogni genere, nessuna è mai perfettamente inerte, perfettamente inoffensiva nei confronti dell'ambiente e del nostro corpo, ma ce ne sono anche che sono molto ma molto più offensive e aggressive e anche in alcuni casi letali nel lungo periodo, chiaramente non nel breve, ma nel lungo periodo, quando vanno in accumulo, possono trasformarsi in veleno. Ecco, sappiamo anche tutti benissimo come le plastiche abbiano tempi di permanenza nell'ambiente molto lunghi, molto elevati, molto variegati, perché appunto si parla di plastiche, quindi non si può mai dire, fargli ogni erba un fascio a dire una cosa, ma comunque la nostra pianura padana è un territorio che di plastiche nel suo ambiente ne ha non poche. Si trovano facilmente nel terreno, si trovano facilmente nel sottosuolo, si trovano facilmente anche nell'acqua, in particolare ovviamente nel grande fiume Po. Il Po raccoglie l'acqua che arriva un po' da tutta la pianura padana, da tutto l'arco alpino, escluse le Dolomiti che riversano in altro modo, ma tutto l'arco alpino, dalla Liguria a crescere intorno fino ad arrivare appunto alla linea del lago di Garda, ecco, tutto questo territorio riversa le proprie acque nel Po, quindi si parla di decine e decine di fiumi, centinaia di torrenti, corsi d'acqua grandi e piccoli, il Sesia, il Tanaro, il Panaro, l'Adda, l'Oglio, il Serio, il Ticino, ovviamente che è il più grande tra i suoi affluenti, e tanti altri ancora più piccoli, magari qualcuno anche microscopico, comunque tutti riversano l'acqua nel Po e tutti quanti comunque portano i loro inquinanti nel Po, perché chiaramente un corso d'acqua anche piccolo che raccoglie gli inquinanti di una città o di un'area industriale artigianale e se li porta dietro e piano piano lungo la sua strada, lungo i suoi chilometri, pochi o tanti che siano, arriva poi al Po o arriva in un affluente maggiore del Po. Comunque fatto sta che anche la Lura, che percorre un fiumiciattolo, che percorre le zone del Varesotto, del Comasco e del Milanese, che la Lura arriva poi al Po. Però la Lura passa attraverso zone altamente industrializzate e dove la presenza di industrie, di siti produttivi molto pesanti dal punto di vista ambientale è piuttosto elevata. Si parla delle zone industriali appunto del Varesotto, Alto Milanese e Comasco, dove sono presenti molte manifatture, molte aziende chimiche e molte aziende di acciaierie. E tutti questi inquinanti arrivano al Po, per cui l'autorità del bacino del Po ha lanciato un progetto di monitoraggio delle acque del Po per verificarne la presenza delle plastiche. Questo progetto, adesso lo vediamo, eccolo qua, vediamo questo progetto che, come si può capire appunto, è un monitoraggio delle acque del Po. Lo possiamo vedere, è un monitoraggio applicato delle plastiche nel Po. Vediamo che appunto è dell'autorità del bacino distrettuale del fiume Po in collaborazione con quegli altri con quegli altri enti. Vediamo che cosa ci propone. Questo monitoraggio si sviluppa in queste zone geografiche. Qui vediamo alcuni punti di quelli che vengono monitorati. Si parte da Torino, ovviamente, ma si prosegue anche con altre zone, come la zona di Chivasso, per esempio. Quindi si parte praticamente dall'inizio. Poi però si va avanti, ecco, vedete qua che si attraversa anche quest'altra zona
di quest'altra zona della Pianura Padana, qui siamo nella zona tra Emilia-Romagna e Lombardia, fino ad arrivare anche un pochino nel Veneto, vediamo che ci sono le zone di Cremona, Mantova, Suzzara, Viadana, Parma, Carpi, e c'è una stazione di controllo. Qui siamo verso la foce, vedete, quindi siamo già tra Emilia-Romagna e Veneto, il Ravennate, il Rodigino, Ferrara, tutte quelle zone lì, che formano il delta del Po, dove appunto il monitoraggio poi si conclude. E vediamo che cosa succede. Hanno anche messo alcuni punti di controllo particolari. Questi sono i punti di controllo li chiamano tracciamenti, punti di tracciamento. Qui siamo nella località Borgoforte, no? Dove sono stati messi alcuni punti dove la plastica viene di fatto trattenuta, viene considerata, viene fermata in modo da poterla verificare, e quindi ci sono questi punti di monitoraggio, e andando avanti ce ne sono anche altri di punti di monitoraggio. Questo è il tracciamento dell'incagliato a San Benedetto Po, quindi nella zona mantovana, San Benedetto Po, e come vedete ci sono tutti questi, i pallini colorati che vedete corrispondono ad altri punti, altrettanti punti in cui vengono rilevate le presenze di plastiche di vario genere. E proseguendo appunto si arriva poi al delta, al famoso taglio del Po, e come vedete anche in questa immagine, anche qua ci sono questi punti che corrispondono ad altrettanti punti di controllo e monitoraggio e di presenza del Po, che sono delle plastiche che sono state rilevate. Quindi come vedete l'intero corso del grande fiume Po è punteggiato di queste plastiche, ed è soltanto un progetto di tracciamento e di monitoraggio. Pensate se a essere monitorato fosse l'intero corso, e se il monitoraggio andasse veramente in profondità, non in profondità nell'acqua, ma in profondità nell'analisi, quanta plastica potremmo rilevare, plastica e microplastica, perché qui non si parla di oggetti di plastica, contenitori che vengono gettati nel fiume, che finiscono nel fiume. Qui si parla proprio di presenza di particelle di plastica, quella che potremmo definire microplastica, quella che poi immancabilmente finisce nel ciclo alimentare e arriva anche sulla nostra tavola. E questo è appunto il monitoraggio che l'autorità del bacino del Po ha iniziato, il progetto MAP, monitoraggio della presenza delle plastiche appunto nel fiume Po. Ecco. È un monitoraggio che ovviamente dovrà essere sviluppato, portato avanti, dovrà aumentare di intensità e di profondità, e la sua analisi soprattutto dovrà aumentare. Comunque è decisamente un passo avanti verso il comprendere quali sono i meccanismi, o meglio qual è la situazione del fiume e quali potrebbero essere i punti su cui intervenire per cercare di mantenere e contenere la presenza delle plastiche nel fiume Po. Bene. Passiamo a un altro argomento. Come abbiamo iniziato parlando di Pasqua, il weekend pasquale, in particolare lunedì dell'Angelo, Pasquetta ieri, che è tradizionalmente un giorno dedicato ad andare in giro o per picnic o per visite o comunque andare in giro. Abbiamo visto anche molti servizi nelle nostre televisioni nazionali e locali in cui si faceva vedere le principali città di attrazione del turismo che erano piene. Anche qui sul lago di Como, anche Como era particolarmente piena, c'era tantissima gente. I battelli erano pieni, la funicolare era piena anche la strada che segue il lago di Como, che da Como sale su verso Gerralario. Era piena ed era ovviamente in gorgo. In gorgo dove? Nella zona del cantiere della variante della Tremezzina. Ecco, io sono andato qualche giorno fa a fare appunto una perlustrazione di questo tratto di strada, il tratto che interessa ancora il cantiere, e già in quel momento avevo visto che le premesse per un ingorgo c'erano tutte, e infatti si è verificato puntualmente l'ingorgo. E questo è il servizio in cui faccio presente la cosa, e faccio presente che da qui al 2026-2027, quindi per 5 anni
ancora. Il cantiere era previsto terminasse nel 2026, ma ANAS ha già fatto sapere che non se ne parla, si va almeno al 2027, quindi per 5 anni ancora almeno dovremo convivere con questa situazione di ingorghi nel traffico in quel tratto di strada, che vuol dire però spezzare ancora in due il lago di Como sulla sponda occidentale. Vediamo appunto il servizio che ho fatto qualche giorno fa, prima che si verificasse l'ingorgo di ieri. Quei lavori che hanno iniziato, che stanno continuando per la costruzione della variante, sono estremamente invasivi sull'andamento del traffico, che come vedete è fermo. Ecco, si riprende dopo un primo stop, vedremo quanto ci metteremo a percorrere poche centinaia di metri che portano al cantiere e poi che sono il cantiere vero e proprio. Come vedete il blocco ogni poco, perché ha messo un semaforo, eccolo lì, si vede, ha messo un semaforo, evidentemente c'è un senso unico alternato regolato da un semaforo. Ecco, riprendiamo, stiamo andando, eccolo lì il semaforo verde per noi, per fortuna. Qui come vedete gli operai stanno lavorando, siamo all'altezza dell'impianto di depurazione delle acque. Come vedete, oltre al semaforo c'è il fatto che comunque le corsie sono da ampiezza ridotta, quindi si viaggia piano, perché se si incrociano due mezzi pesanti, autobus, camion, furgoni di grosse dimensioni, insomma mezzi grossi, se si incrociano due mezzi grossi chiaramente tutto rimane fermo. In questo momento noi siamo fermi non per il semaforo, ma perché evidentemente si sono incrociati due mezzi di questo genere e quindi si fa fatica a passare, perché le corsie, come detto, sono, e come potete ben vedere nella parte bassa del filmato, le corsie sono a formato ridotto. Come vedete si prosegue lentamente, poco più che a passo d'uomo. Probabilmente era qua che c'era qualche inghippo, perché si sono incontrati l'autocarro che abbiamo appena visto con l'autocarro che c'è là in fondo davanti alla nostra colonna. Lì poi c'è un altro punto molto stretto, poco più avanti, per cui se si incrociano anche là due mezzi di grosse dimensioni si finisce per rimanere intrappolati. Ecco, qui finisce il cantiere, come vedete stiamo per uscirne fuori, però là c'è ancora coda, e c'è ancora coda perché là si entra in colonna, e in colonna si entra in colonna, come dice il gioco di parole. E praticamente per il momento questo cantiere non ha risolto nulla, anzi per il momento l'ha aggravato, e se l'ha aggravato adesso che sono giorni normali, potete immaginare nei giorni di grande traffico, giorni di Pasqua e giorni delle prossime settimane, dei prossimi mesi, se dovesse riprendere il giro del turismo come era una volta, potete immaginare cosa succederà. Blocchi a colonna, blocchi qua per il cantiere, bisogna prepararsi a un'estate torrida, non soltanto per le temperature ma anche per la situazione del traffico qui in questa zona. Ecco, la colonna sta per riprendere, stiamo per superare questo punto che è un punto tradizionalmente critico, lo è sempre stato, proprio perché qua comunque la strada si stringeva leggermente e come vedete non solo non si è allargata ma si è ulteriormente ristretta. Siamo ancora fermi, abbiamo fatto pochi metri, forse un paio di automobili. Si riprende, ma evidentemente questo tratto è destinato ad essere una croce anche per i prossimi anni a venire, anzi a essere ancora più una croce di quello che era, che è sempre stato tradizionalmente. Siamo ancora in coda, non siamo ancora arrivati al paese di Colonna, non ci siamo ancora entrati. Questi sono pullman e camper che comunque era facile aspettarsi in questo periodo, quindi magari sarebbe stato meglio regolare in modo diverso la comunicazione rispetto all'apertura del lago. Come vedete laggiù in fondo adesso è proprio tutto fermo, non si muove niente. Da come passano i mezzi, da come si incrociano dal blocco che c'è, dal blocco che si può vedere là avanti, sembrerebbe di poter dire che tutti i sistemi che dicevano, i sistemi intelligenti di controllo del traffico che c'erano una volta, sono completamente saltati. C'è il blocco del traffico e basta, cioè i mezzi pesanti e non pesanti entrano liberamente, tranquillamente, impunemente
nella strettoia che è rappresentata dal paese di Colonno, e lì ci si ferma perché non si riesce ad andare né avanti né indietro. Ecco, ci muoviamo finalmente, sembra niente, ma è già più di una dozzina di minuti che stiamo cercando di passare il tratto al Genio Colonno. Non siamo ancora nemmeno arrivati a Colonno, ci stiamo arrivando adesso, tra pochi secondi, e come vedete ci sono altri camion che si immettono lungo il percorso. Adesso vedremo, ecco, finalmente entriamo in Colonno dopo 12 minuti abbondanti di strada dall'Argenio a qua. Ecco, si prosegue qui, questo budello è parzialmente libero, anzi è libero, possiamo passare tranquillamente. Vedremo come si sviluppa più avanti. Qui stiamo arrivando in prossimità del semaforo che regola la strettoia. Siamo incolonnati, ci fermiamo. Ecco, davanti potete vedere, spero, in fondo l'immagine, l'incrocio tra un autobus di linea e un camion. L'autobus di linea sta facendo una grande fatica per passare la curva. Ecco, finalmente è riuscito a passare, c'è un altro camion dietro l'autobus di linea. C'è una macchina posizionata male che blocca parzialmente la strada all'autobus. Anche il camion fa fatica, anche se meno, a passare. Qui bisogna anche ricordarsi, dovrebbero impararlo gli automobilisti, che bisogna stare il più possibile sulla destra. Molti automobilisti non lo sanno perché non conoscono la strada, non conoscono le dinamiche e i flussi di questo tratto di strada, e occupano quei pochi centimetri di strada. Ecco, questo qua addirittura si è fermato per lasciare scendere una persona. Stiamo finalmente uscendo dal budello di Colonno. Eccoci qua, siamo fuori, si passa a Sala Comacina. Ci abbiamo messo poco più di un quarto d'ora per fare forse 1,5 chilometri, 2 chilometri, quello che comprende appunto il passaggio del paese di Colonno dal punto di inizio del cantiere, quindi sarà al massimo 2 chilometri. Rieccoci qua. Quindi avete visto, insomma, i dubbi, le perplessità, le domande riguardo alla vivibilità del tratto tra Argenio, Colonno e Sala Comacina non sono pochi. Il cantiere della variante, l'opera sarà magari un'opera necessaria che doveva essere fatta, può essere, tutte le indicazioni possono essere ritenute valide, però fatto sta che comunque sia è un'opera che andrà avanti ancora per almeno 5 anni, e per 5 anni quel tratto di strada che abbiamo appena percorso rappresenterà un punto molto critico per il traffico, in particolare appunto nei giorni di grande traffico turistico, che per il lago di Como vuol dire da adesso a settembre-ottobre. Quindi sarà un tratto di strada molto difficile da percorrere nei giorni di maggiore affluenza, perché come abbiamo visto il filmato l'ho girato giovedì scorso, quindi in una giornata decisamente non critica dal punto di vista dell'affluenza. Ieri, lunedì di Pasquetta, lunedì dell'Angelo, la giornata era molto critica e difatti le code si sono formate decisamente forti, molto lunghe, praticamente da Argenio a Colonno era una colonna unica, e lo stesso dall'altra parte, perché ovviamente c'è chi va e c'è chi torna. E quando i due flussi si incontrano e sono tutti e due molto forti, succedono queste cose. La strada lì è stata ridotta nella sua ampiezza e i risultati sono questi. Bene, per finire l'ultimo servizio, andiamo a conoscere, sapete che a Como, come in molti altri comuni del Comasco e d'Italia in genere, prossimamente il 12 giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e la scelta dei sindaci. Ecco, conosciamo uno di questi candidati comasti, uno dei più giovani, tra l'altro, dei più giovani, che porterà, adesso lo conoscerete, lo sentirete parlare, porterà o potrebbe portare, perché poi dipende appunto se raccoglierà i voti sufficienti per essere eletto, lui e il suo partito. Comunque sia, rappresenta qualcosa di nuovo, qualcosa di potenzialmente fresco, interessante, genuino,
per quello che riguarda il panorama politico nel, amministrativo comune. Adesso conosciamolo un po', poi ognuno potrà farsi la sua opinione e decidere se, sì, come, quando prendere le sue decisioni. Fatto sta che comunque è sicuramente, almeno nella mia opinione, un personaggio che può portare una carica di genuinità e freschezza in un mondo che, lo vediamo tutti, sembra essere paralizzato, fermo, assolutamente stantio e si sente anche. Conosciamo allora Emanuele Marone, il più giovane candidato nella lista di Fratelli d'Italia a Como. Siamo con Emanuele Marone, che è un giovanissimo, forse anche il più giovane o comunque tra i più giovani candidati al Consiglio Comunale. Come hai detto, io sono Emanuele Marone e sono il più giovane candidato del centrodestra, infatti ho solo 23 anni. Finisco come perito aeronautico, diplomato al Centro Studi Casnati e ho avuto poi per una breve parte della mia vita un'esperienza all'estero dove ho potuto focalizzarmi sull'apprendimento dell'inglese e anche sperimentare situazioni meno accomodanti per un ragazzo di 20 anni. Tornato, sono stato assunto da un'azienda che è inserita nel circuito governativo militare che va a rappresentare Boeing e la Jepsen. Io sono entrato in questo nuovo percorso, è quello che spero che mi porterà al Consiglio Comunale, con la volontà e anche un po' l'utopia di riportare i giovani a Como e di ridare Como ai giovani. Infatti io penso che la priorità che dovrebbe esserci è quella di preservare quello che secondo me per Como e per il nostro paese è il più grande patrimonio che abbiamo, i giovani e le loro idee. E infatti appunto, come dicevo, siamo qua in questo luogo che è un'icona per i giovani, spesso un luogo anche soggetto a polemiche, dissidi, interventi delle forze dell'ordine. C'è la possibilità di ottenere sicurezza per i giovani, per i residenti e per i commercianti. Sicuramente Piazza Volta, essendo uno dei luoghi più frequentati, come anche la sera, va di per sé che non pretende una presenza, come dire, forte delle forze dell'ordine e della polizia locale. Tuttavia questo focus penso che si debba estendere alle varie e altre zone della città dove ahimè la presenza delle persone, che anche questo è una deterrenza per la criminalità, sia non trascurata ma insufficiente, nel senso io vorrei che la mia ragazza, che le mie amiche, i miei atleti, perché io tra l'altro faccio anche judo, possano camminare nelle ore più tarde della notte senza doversi guardare intorno. Secondo me questo è anche preservare l'immagine di Como e la sicurezza dei suoi cittadini, e diciamolo, anche far dormire i sonni tranquilli a quei genitori che alle 2 di notte vanno a prendere i ragazzi in discoteca, ecco, non devono vivere. Sicurezza per tutti, in qualunque ora, in qualunque luogo. Assolutamente. Non soltanto in alcune zone. Assolutamente, non bisogna dimenticarsi anche, sempre per quanto riguarda il fattore della sicurezza, le periferie, che purtroppo spesso sono abbandonate a loro stesse e possono puntare effettivamente solo sulle proprie forze, della gente che effettivamente le abita, effettivamente le popola. Lo sport è un altro punto dolente, molto dolente. Assolutamente. Purtroppo a Como abbiamo delle strutture sportive non adatte, nonostante abbiamo delle realtà sportive molto ben consolidate, conosciute anche a livello nazionale. Basti pensare per esempio alla Canottieri, alla Como Nuoto e anche a quello che è il mio ambito, ovvero il judo e le arti marziali. E investire e metterci la testa sulle strutture sportive vuol dire, in maniera conseguenziale, investire sul patrimonio, ovvero i giovani. Dovremmo avere soprattutto la consapevolezza del fatto che ciò che togliamo a Como oggi lo togliamo al futuro di domani, lo togliamo alla Como di domani.
Un altro punto su cui soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, fanno molta critica è la cultura, l'offerta culturale per i giovani, e molti la ritengono poco, molto ridotta, molto bassa di qualità e quantità. È assolutamente non adeguata. Torno a ripetere che veramente abbiamo tanti istituti scolastici, abbiamo una delle migliori università al mondo, tralasciando tutto il panorama scientifico e classico che abbiamo al Giovio, al liceo classico, e non dimenticando poi il liceo umanistico, i licei tecnici, comunque fanno parte della realtà comasca, e secondo me dobbiamo investire come amministrazione proprio su queste persone, su quello che veramente è il patrimonio da spendere. In qualsiasi azienda funziona così, si individua un investimento a lungo termine e si investe su di esso. Il 90% degli investimenti ho imparato, avendo avuto ed essendo comunque a contatto con realtà imprenditoriali, che tanti investono sul capitale umano, ed è questo che dovrebbe far comodo. Penso per esempio a delle iniziative che possono prendere il giovane studente che magari fa anche l'alternanza scuola-lavoro, inserirlo già nel mondo lavorativo e quindi avere una, se non una remunerazione direttamente da colui che passi il termine responsabile o comunque il capo, che abbia comunque dei benefit. Penso per esempio alla possibilità di uno studente che magari viene fuori Como, fa lo stage in un ufficio del centro, di non fargli pagare il biglietto dell'autobus o del treno banalmente. Cioè, secondo me è anche questo incentivare. Quindi tutta una serie di possibili facilitazioni che vanno dalla più semplice, come il biglietto dell'autobus, a opportunità anche varie per il giovane e per le aziende. Sì, ma facilitazione che nel senso riguarda concretamente anche un luogo dove studiare. Purtroppo a Como c'è solo un'aula studio che è aperta fino alle 23 e un'aula studio della biblioteca che chiude abbastanza presto. Sono insufficienti per il patrimonio che ha Como. E là, adesso non voglio svelare quello che sarà la proposta elettorale, però si sta già pensando a trovare degli spazi che effettivamente ci sono già, da devolverli completamente in maniera gratuita alla ricerca, allo studio, al semplice studio del giovane che magari non riesce a studiare a casa, prende e va. Questo giovane non sappiamo se magari tra 2 anni mette su una startup, per esempio, e sfonda Como, cioè nel senso dobbiamo essere un po' orgogliosi di quelli che sono i nostri ragazzi, di quelli che siamo noi, perché io, ripeto, ho solo 23 anni. E il tema startup tra l'altro è critico a Como da molti anni, perché Como non ha mai avuto un vero incubatore di startup, nonostante sia un incubatore di scuole di altissimo livello. Esatto, è sicuramente un fattore da approfondire e da coltivare. Sicuramente vanno ricercate iniziative con una collaborazione diretta con gli istituti superiori, ovviamente anche l'università, dove il comune faccia da tramite, nel senso il comune deve dire: signori, io ho questi studenti, hanno fatto questo percorso, incominciamo a indirizzarli. Bisogna avere, le idee sono tutte belle, ma io penso che bisogna esserci, mi passi il termine, dentro. Bisogna avere le competenze per organizzare e soprattutto bisogna avere la voglia e l'energia che, occhio allo spoiler, solo gli studenti hanno. E poi la collaborazione appunto dei cittadini. Assolutamente. Anche loro si devono muovere. Tutto parte dai cittadini, e nel senso a me non piace pensare alla politica come una cosa lontana per la quale i cittadini non possono partecipare. E in verità tutto parte da loro. Oggi ero in un supermercato, mi ha fermato una mia compaesana di Monte Olimpino e mi ha detto: sai che ci sarebbe quel tratto da sistemare, da abbattere, perché le scuole, le elementari non possono raggiungere facilmente la scuola. E nel senso bisogna mettersi giù, come dice anche il nostro candidato sindaco, con la testa, soprattutto con impegno,
di unire i problemi della gente e la gente che ha le competenze. E come deve avere un problem solving. Ecco, abbiamo visto allora, abbiamo conosciuto questo ragazzo giovanissimo, 23 anni, Emanuele Marone, che si presenta alle prossime elezioni amministrative di Como per il rinnovo del Consiglio Comunale. Certamente giovane, giovanissimo, quindi con tutti i difetti, tra virgolette, della sua età, ma anche con tutti i vantaggi e i benefici che, proprio perché è giovane, giovanissimo, può portare in un mondo come quello della politica, in particolare della politica amministrativa a Como, che da troppo tempo ormai sa veramente di vecchio, di stantio, e ha bisogno di una radicale ventata di gioventù e di voglia di fare, di freschezza, di genuinità, forse anche di ingenuità. Certamente un giovane può anche essere ingenuo, certamente, ma questo in certe occasioni, in certi momenti, può anche essere un vantaggio, perché comunque questi giovani vedono il mondo, il lavoro, la politica con occhi nuovi, occhi che a quanto pare noi abbiamo perso, non siamo più in grado di avere, una visione che non siamo più in grado di avere. Allora diamo la possibilità a questi giovani di crescere, di formarsi, di fare esperienza, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo della politica. Certo, non si pretende di metterli immediatamente come sindaco, ma lasciamogli fare la loro esperienza, diamogli la possibilità di portare il loro contributo nel rinnovamento di una macchina comunale, per esempio. Quindi nel rinnovamento di quello che è la vita politica all'interno di una città capoluogo come Como. Chi lo sa? Potrebbero portare qualcosa di nuovo, potrebbero portare qualcosa di interessante. Sicuramente potrebbero portare freschezza, potrebbero portare la voglia di fare e di collaborare, perché come ha detto Emanuele, tutto parte dai cittadini. Quindi se i cittadini hanno voglia di fare, hanno voglia di collaborare, hanno voglia anche di mettere il naso dentro nelle cose, le cose possono funzionare meglio. Vedremo, chi lo sa. La presenza di un candidato giovane, giovanissimo come Emanuele Marone potrebbe essere una delle possibili risposte. Adesso probabilmente ci saranno anche nelle altre liste candidati giovani, più o meno dell'età di Emanuele. Benissimo. Noi di Asso Web TV siamo disposti a presentarli e farli conoscere. Fateci sapere, se ci siete, battete un colpo e noi possiamo offrirvi un posto per parlare di voi, presentarvi e farvi conoscere. Ragazzi, abbiamo finito anche per questo martedì 19 aprile e ci rivediamo nei prossimi giorni. Buona giornata a tutti. E buon lavoro, buon ritorno in ufficio e al lavoro in genere.